Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Scusate il ritardo. Abbiamo provato ad anticipare, ma poi non c'è. Brevemente, vi faccio una breve introduzione e poi dopo lasciamo al nostro protagonista di oggi. Prima di tutto, colgo l'occasione appunto per dare il benvenuto a Luca e non uso la parola benvenuto casualmente perché quest'estate noi abbiamo dialogato a lungo perché sono stati 4 anni intensi, 4 anni estremamente importanti dove ci siamo legati forse oltre ogni aspettativa, oltre ogni possibile ragionamento. E nonostante quello, dopo 4 anni così, probabilmente dopo le emozioni che abbiamo vissuto l'anno scorso, avremmo avuto bisogno di molto più tempo insieme per poter andare avanti, tempo che purtroppo in questo settore non c'è, quindi siccome ogni tanto siamo criticati per poca comunicazione, però poi quando la facciamo non siamo creduti e ci siamo davvero guardati in faccia, abbiamo detto che forse era il momento un attimo di prenderci una pausa. E poi il destino ci ha fatto uno scherzo strano perché poi noi abbiamo iniziato un nuovo percorso perché appunto il calcio non aspetta e questo nuovo percorso non ha dato immediatamente i frutti sperati. Avremmo voluto dare più tempo probabilmente a questo percorso, però a volte questo non è possibile e il destino ha voluto che Luca in quel momento fosse ancora libero e poi farò una precisazione su questo e abbiamo scelto di iniziare un nuovo percorso insieme perché ci siamo riscelti. E questo ci tengo a dirlo perché non tanto da voi, ma ho letto tanto in giro che Luca fosse stato in queste settimane prigioniero del Pisa. Io credo che in generale nella vita, nei rapporti, come un matrimonio, no? Tu hai una bellissima storia d'amore e poi alla fine gli impegni, i contratti valgono e contano solo se poi c'è la passione e l'emozione che ti lega ogni giorno a questa persona. E questo vale per Luca, perché Luca forse era prigioniero magari di un'emotività verso di noi, ma da un punto di vista contrattuale Luca dal primo di luglio avrebbe potuto scegliere qualunque altra squadra e ha avuto tante opportunità, perché tante volte ci siamo sentiti anche come confronto per il rapporto che è rimasto. In quel momento probabilmente non ha trovato un'opportunità che lo soddisfacesse e dall'altra parte il destino ha voluto che domenica, quando noi abbiamo preso questa decisione, ci siamo sentiti, abbiamo avuto modo in questi mesi di resettare tutto, resettare questi 4 anni, ci siamo parlati a lungo, abbiamo deciso che potevano esserci tutte le condizioni per iniziare un nuovo percorso insieme. Quindi Luca ha firmato 2 anni con noi. Luca non è l'allenatore del Pisa oggi perché aveva un contratto in essere. Luca è l'allenatore del Pisa oggi perché insieme a noi ha deciso di ripartire, ci siamo riscelti, quindi iniziamo un nuovo percorso ed è per questo che gli do il benvenuto, ma soprattutto è per questo che chiedo a tutti che al di là dell'affetto per lui non dovrà essere un percorso basato sul paragone e il confronto, è un nuovo percorso fatto con una persona a cui vogliamo bene, che stimiamo e che conosciamo bene, ma è un nuovo percorso, quindi benvenuto e lascio la parola a lui, poi Claudio se deve dire qualcosa, se avete delle domande ci siamo, però su. Vai Claudio. No, penso che hai detto tutto, ci tengo a ringraziare Maran e il suo staff per il lavoro fatto in questi mesi, è un lavoro che è stato fatto con estrema professionalità e che sicuramente ci ha portato un miglioramento in campo, un miglioramento fuori dal campo come società, nel centro sportivo, nell'organizzazione e ci tengo veramente a ringraziarlo. Purtroppo i risultati non hanno aiutato e non hanno permesso di riuscire a dargli un ulteriore tempo che molto probabilmente avrebbe avuto bisogno per far partire questo progetto. Allo stesso tempo sono felice di dare anch'io un benvenuto a Luca, che è una persona che tutti noi dal punto di vista umano e professionale stimiamo.
e che sono sicuro che in questo momento è la persona adatta per allenare il Pisa. Ecco, voglio fare un'aggiunta anch'io da questo punto di vista. Io l'avrei detto dopo, ma colgo l'occasione perché Claudio l'ha detto subito. Voglio ringraziare Manal, ma non, come dico sempre, non sono frasi di circostanza. Io credo che qualunque persona probabilmente avesse iniziato un percorso dopo una finale di quel tipo, un mese in ritardo rispetto a qualunque tipologia di programmazione, perché facciamo un campionato dove ovviamente le squadre hanno iniziato tutte a prepararsi tanto prima di noi e ovviamente con un risultato che non era, che avrebbe cambiato i destini in tante cose sui giocatori, sulle richieste di alcuni giocatori. Ha iniziato un percorso difficile, purtroppo noi, come sapete, e lo abbiamo dimostrato con Luca negli anni, non ci siamo mai fatti condizionare troppo dai risultati. Addirittura siamo arrivati a cambiare un allenatore dopo aver fatto un punto, secondo me, importante sul campo difficile in 10. Purtroppo ci eravamo resi conto che il percorso stava subendo dei rallentamenti, nonostante Claudio l'ha sottolineato e va sottolineato, ha portato in questi due mesi una grandissima professionalità e ha lasciato un ricordo umano, professionale, che dovrà essere seguito e ci farà sicuramente crescere, ci ha migliorato. Purtroppo il percorso ha avuto delle difficoltà che temevamo di non riuscire a superare e quindi abbiamo pensato di cambiare. Però lo ringrazio davvero. Buongiorno. Così, in maniera molto sintetica, sono molto, molto felice di essere qui e di prendere in mano la squadra insieme allo staff e ai dirigenti, perché per me il Pisa vale personalmente come se fosse il Real Madrid, e se ti chiama il Pisa non puoi nella maniera più assoluta dire di no. È solo chi è stato in panchina alla guida di una squadra così può capire quello che sto dicendo. Per qualcuno può essere un'esagerazione, invece io ritengo che quello che ho detto sia la realtà, almeno per quella che vivo io personalmente. Ci sono delle domande. La prima di Aldo Orsini, canale 50. Bentornato, mister. Grazie. Bentornato in qualche modo a casa tua, perché insomma questa è stata senz'altro la tua casa per tanti anni, che è stata anche frutto con il duro lavoro di risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Credo che adesso il lavoro sarà ancora più duro, perché sicuramente la situazione della squadra classifica è complicata, quindi sarà un lavoro forse ancora più duro rispetto al passato, e quindi volevo chiederti se è opportuno secondo te tutti quanti mentalizzarsi sull'obiettivo salvezza, e poi la seconda domanda, così poi lascio spazio ai colleghi, in questo periodo avevi un po' staccato la spina o hai seguito ugualmente per televisione le partite del Pisa? E cosa ti è sembrato, se le hai seguite per televisione, che manchi veramente a questa squadra? Grazie. E avevo un po' staccato, soprattutto inizialmente, ma non perché avessi qualche problema così dal punto di vista psicologico, ma perché avevo bisogno di riposarmi. E probabilmente quando abbiamo parlato con Giovanni e con Claudio quest'estate, loro hanno forse percepito questa mia un po' di stanchezza a giugno, quando è stato fine maggio, giugno. Però dopo le partite le ho viste, alcune registrate, solo quella con il Cittadella praticamente non l'ho vista, le altre le ho tutte guardate. La seconda un po' non ce l'ha fatta più. Sì, è stato breve lo stacco. Non le guardavo in diretta, ma le guardavo poi registrate, perché andavo al mare, giocavo sempre di pomeriggio, preferivo andare al mare. E devo dire che in alcune circostanze la squadra ha anche raccolto meno di quello
che meritava, perché con il Genoa, secondo me, il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio anche con la regina. E sul fatto che sia un lavoro duro, sì, sicuramente lo è, ma sarebbe stato in ogni caso, perché è il gioco del calcio che è duro, perché ti pone sempre di fronte ad ostacoli inaspettati. E sul discorso se bisogna pensare a qualcosa in particolare per risalire la classifica, credo che i giocatori e tutti noi sappiamo qual è la posizione, dunque non è che in questo momento possiamo dire che andremo sicuramente in Serie A, perché bisogna essere realisti. Come dico sempre, dobbiamo pensare alla partita una alla volta, perché è quella l'unica cosa che possiamo fare, cercare di prendere punti ovunque, cercando di essere, come si suol dire, molto fastidiosi per qualsiasi avversario, senza stare lì a dire siamo in classifica, siamo in ritardo oppure no. La classifica la conosciamo, sappiamo quella che è, però ci sono tutti i presupposti per poter fare le cose per bene. Intanto perché, e questo, di questo va dato merito al mister Maran e ai suoi collaboratori, la squadra dal punto di vista atletico sta bene. Dunque hanno lavorato bene. Il valore del mister rimane intatto, di Maran, perché uno che allena 10 anni in Serie A, qualche merito ce l'avrà avuto sicuramente, non ti fanno allenare in Serie A solo perché sei simpatico, però come sicuramente lui sa meglio di me, essendo più grande, più esperto, poi ci sono alcune circostanze che ti mettono di fronte a delle difficoltà che forse inaspettate per un allenatore così bravo ed esperto, però ripeto, no, non si parte da una base da niente, ecco, non è questo il discorso, nella maniera più assoluta. Sareste ingrati voi, e lo sarei ancora peggio io se dicessi che siamo in una situazione disastrosa e che perciò serve un miracolo assoluto per far risalire la squadra. No, non è così, la squadra è preparata bene fisicamente e anche tatticamente, anche se siamo ovviamente due allenatori differenti, la squadra è ben settata anche a livello lavorativo, i ragazzi, quelli che conosco, so come lavorano, e quelli che sono arrivati, a detta dei giocatori nostri più esperti, a cui io ho chiesto consiglio, a detta sia di Giovanni che di Claudio, sono ragazzi che sicuramente non lesinano impegno nel lavoro. Massimo. Ciao Massimo. Ciao. Due domande, una a Giovanni, una a te e una a Claudio. Che squadra hai visto? Vedendola ovviamente con televisione, perché ci sono 10-11 calciatori che per male conosci da una vita, e ci sono molti giocatori nuovi. Se quelli che sono arrivati sono, tra virgolette, del tuo schema tecnico-tattico utili a far salire, per risalire la classifica. A Giovanni si parla molto con l'arrivo di Luca, di un eventuale, non di pensamento, di verifica se è possibile di integrare o meno Robert Cook nella rosa, oppure è definitivamente fuori. A Claudio, se c'è uno spazio per fino a gennaio di fare qualcosa da attraverso gli svincolati, oppure si parla eventualmente di alcune soluzioni solo da gennaio. Inizia tu. Okay. La squadra è... No, ma perché la mia risposta è più facile. La squadra è valida, a mio avviso, in tutte le componenti, sia i giocatori che sono rimasti dell'anno scorso, sicuramente, e anche i giocatori che sono stati acquistati, secondo me, sono, non è che sono funzionali a me, sono funzionali nel gioco del calcio, a mio avviso. E è abbastanza palese che qualcuno può essere in ritardo perché deve accelerare la conoscenza del nostro campionato. Faccio un esempio: noi l'anno scorso siamo stati fortunati, ma anche bravi, i direttori, perché abbiamo preso Hermansson, che dopo, che veniva da un altro mondo, sia calcistico che culturale, dopo una settimana, 10 giorni, era più italiano di me. Nei pregi e nei difetti, e quest'anno probabilmente i ragazzi che sono arrivati stanno facendo un po' più fatica ad entrare in quel contesto e in quella difficoltà che il campionato di Serie B presenta a tutte le latitudini, però sulla qualità singola dei giocatori che sono stati acquistati non ci sono
non ci sono dubbi, e lo testimonia il fatto che sono in pratica quasi tutti i giocatori che militano nelle proprie nazionali. Da un punto di vista di Robert, vale la stessa cosa che io ho detto il giorno di presentazione del precedente mister. Noi cerchiamo, a volte in ritardo, a volte possiamo commettere degli errori, ma cerchiamo di avere una programmazione che non si basi sul singolo evento, sul singolo risultato. Secondo noi la squadra è competitiva, le regole non permettono di integrare Cooker, perché Cooker potrebbe essere integrato solo a gennaio, perché è stato lasciato fuori lista, quindi non, anche se fosse una volontà non ci sarebbe la possibilità. E da un punto di vista, della costruzione della rosa, noi abbiamo costruito una squadra facendo delle riflessioni. Robert è stato un giocatore importante, ha avuto tante offerte quest'estate, ha preferito rinunciare, probabilmente avrà altre offerte a gennaio. Noi li vogliamo bene da un punto di vista umano, ma da un punto di vista professionale di squadra abbiamo costruito una squadra che secondo noi in questo momento non aveva bisogno di un giocatore di quel genere. Abbiamo fatto altre scelte, e né da un punto di vista regolamentare né da un punto di vista di volontà c'era questo desiderio. Sicuramente in questo momento non c'è assolutamente bisogno né idea di ricorrere a qualche svincolato. In questo momento abbiamo una rosa di 26 giocatori, di cui 12 nuovi acquisti rispetto allo scorso anno. Faccio un appunto: 2 anni fa avevamo cambiato di più, perché avevamo cambiato 16 giocatori nel mercato estivo e 4 nel mercato invernale. Quindi quest'anno sono stati acquistati 12 nuovi giocatori nella prima squadra, e in questo momento abbiamo una rosa più che completa sia a livello numerico che a livello qualitativo. Michele, okay, io volevo chiedere sui giocatori, appunto, che hanno partecipato al discorso delle nazionali e anche quello che hai detto poco fa. Ci aspettiamo che quindi ci sia un ricorso magari a quelli che tu ritieni un po' più pronti in una prima fase, oppure sicuramente non potrai lavorare con molti queste 2 settimane, questo è evidente. No, io, chi mi dimostrerà da lunedì, quando torneranno tutti i ragazzi lunedì, martedì, di star meglio, verrà scelto come sempre, anche perché per farli così, fargli capire bene qual è il tipo di campionato, hanno sicuramente bisogno di giocarlo, o dall'inizio entrando, però non è che solo guardandolo possono capire che tipo di campionato è questo nostro di Serie B quest'anno o quello dell'anno scorso. E Andrea Chiamacci, e poi torniamo da Michele. Intanto di nuovo benvenuto, ben tornato. Grazie. Ti chiedo 2 cose. Una, accendo a quello che ha detto Michele, il fatto che ora te lavori per qualche giorno senza nazionale, cosa può comportare per questo nuovo inizio? Insomma, ti trovi in una squadra nuova e senza comunque per il periodo 7 giocatori impegnati in giro per Europa. E poi ti chiedo un po' le emozioni del nuovo primo giorno che è stato ieri, insomma, hai rivisto tante facce amiche, perché, insomma, hai provato senza risultare a San Piero? No, sì, sicuramente è stato molto emozionante, perché erano un po' di mesi che non vedevo dirigenti, giocatori, gli altri componenti dello staff sanitario, magazzinieri e tutte quelle persone lì che hanno contribuito ai nostri successi. Se ne parla sempre troppo poco, ma è ovvio che in una squadra l'emblema sia nei giocatori, ed è giusto che sia così, però le persone che lavorano attorno sono altrettanto importanti, soprattutto a smussare i periodi non semplici. Per il discorso del fatto che abbiamo tanti giocatori in nazionale, come dico sempre, sono rimasto pratico, così va bene, speriamo che tornino carichi e che appena rientrano siano subito disponibili. Facciamo Aldo Gagini e poi torniamo da Michele. Mister, intanto ti trovo più in forma, ti vedo un po' più asciutto. Non è vero allora che in Abruzzo si mangia bene? Sì, no, ma sei più asciutto rispetto, mi sembra leggermente dimagrito. E mia moglie non
non mi cucina tutti i giorni. Cucina bene, ma non tutti i giorni. Tornando invece al calcio, giocato, noi ricordiamo i moduli dell'anno scorso, adottati l'anno scorso, che hanno dato dei risultati importanti. Come punto di partenza, quello può costituire i moduli dell'anno scorso un punto di partenza anche per oggi, oppure pensa a qualcosa di assolutamente nuovo? No, ci stiamo lavorando, o meglio, da ieri, adesso avremo questa settimana, questi 3-4 giorni per lavorarci, e poi tutta la settimana prossima, quando ci sarà la rosa al completo, però è probabile che ci sia qualche modifica, perché sono arrivati giocatori, soprattutto in attacco, differenti da quelli che avevamo l'anno scorso. Troppe volte si riempie la bocca dicendo che una squadra gioca bene perché ha un fenomenale possesso palla, poi se uno va a vedere cose che noi non avevamo l'anno scorso come indice di valutazione, ma semplicemente perché noi avevamo una squadra soprattutto a centrocampo e in attacco che faceva dell'intensità e della forza fisica le sue armi migliori. A mio avviso un allenatore bravo è quello che adatta le proprie idee alle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. Quest'anno abbiamo soprattutto in avanti giocatori dal punto di vista tecnico molto forti, e forse lo sono di meno dal punto di vista dell'impatto dell'attacco dell'area, perché sicuramente Puskas era un giocatore molto forte in area di rigore. Abbiamo mantenuto Gaetano, Masucci e Torregrossa, anch'essi sono due giocatori bravissimi in area di rigore, però la società ha messo a disposizione Murutan, Tramoni, adesso spero di non dimenticarne qualcuno, è rimasto Sibilli, cioè tutti giocatori estremamente tecnici, perciò qualcosa si può... Griozzi è un altro giocatore che tra l'altro sono contento... Griozzi sono molto contento di allenarlo per due motivi. Il primo, perché è un giocatore forte, a mio avviso. E lo dimostrano anche i numeri. Lui l'anno scorso ha fatto 10 gol in 28 partite, entrando dalla panchina, cioè, vuol dire che è un buonissimo giocatore. E poi perché mi faceva sempre gol, praticamente. Adesso ce lo siamo tolto dei coglioni contro, non gioca con noi. E infatti faccio anche una battuta da questo punto di vista, anche quando si parla delle nazionali, talvolta sembra quasi negativo il fatto che, se, ma non lo dico a tutela del lavoro mio di Claudio, però a questa tornata abbiamo 4 ragazzi che sono rimasti, ma che erano nelle prime convocazioni, ma anche di Francia, Portogallo, e non è propriamente una cosa negativa, anzi secondo me è una cosa che fa crescere la società e che dovrebbe addirittura essere, cioè avere così tanti giocatori nazionali, se no non siamo coglioni solo di Claudio, sarebbero coglioni anche tutti i CT, quindi evidentemente qualcosa... No, ma è aietta per il lavoro. No, dico però talvolta, no, sento sempre... tanti giocatori nazionali significa che probabilmente sono anche giocatori che la meritano. Michele, poi ti avanci a Liberti, Sardelli, qua andiamo a chiudere. Scusa, Torregrossa come sta? Molto ottimisti per la prossima convocazione. Non in nazionale, anche se anche lui è un candidato. Col venezuelano? Esatto. Già da più. Ottimisti. Io voglio chiedere quali cose a Luca, interessamenti di altre squadre, abbiamo parlato, si è diventato a un certo punto un po' l'uomo del momento, insomma, di fatto l'allenatore è corteggiato dalla maggior parte dei piani di Serie B, ecco, questo ti dà anche modo di, come dire, tu dicevi sempre non mi cacava nessuno alla fine dell'anno scorso, ma di fatto è stato esattamente l'opposto, no? E la seconda cosa che ti chiedo invece, ieri a Sant'Elagrado ho visto questa scena molto, a un certo punto dove ti sei abbracciato col presidente, parlando in qualche modo, magari non ci dirai cosa, però com'è stato quel momento, anche parlando col presidente, non ti puoi raccontare comunque qualcosa. Per quel che riguarda le richieste che ho avuto, ovviamente mi hanno fatto molto piacere, anche perché erano tra l'altro tutte società così molto solide,
e con persone valide sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale, perciò mi ha fatto molto piacere riceverle. E il presidente, com'è in questi anni e anche in questi mesi che non lavoravamo insieme, è sempre stato molto affettuoso e abbiamo parlato spesso, non della squadra, tengo a precisarlo, abbiamo parlato di cinema, così come con Giovanni, perché siamo tutti, vabbè, loro ci lavorano, io sono un appassionato. E ieri ci siamo salutati, lui, così, ripeto, come sempre è stato molto affettuoso. Il presidente è una persona dalla quale io cerco sempre di capire quando parla, non è un gran chiacchierone alla fine della fiera, però quelle volte che, almeno con me, dipende. Vabbè, no, se fine. Concordo positivamente, vabbè. Però no, dipende. Però diciamo che si vede che è un grande manager, ecco, perché ogni tanto mi dice delle cose che io dopo cerco di riportare a livello manageriale nella squadra, che ovviamente è nettamente inferiore al tipo di lavoro che ha fatto lui, che tutti lo sapete. Però quelle pillole che mi dà di gestione, soprattutto di certe situazioni, delle persone, mi sono sempre state utilissime. Poi io sono dell'Inter, lui della Juventus, perciò da quel punto di vista non è male. Ecco, no, faccio una precisazione però. Io per quello, io da qualcuno dovrò pure aver preso, quindi per quello, no, perché sennò qualcuno non vorrei che faccia una precisazione. Avendo preso io da qualcuno, presumo non possa essere troppo taciturno, ecco, in generale. Allora, no, facciamo Paolo Sardelli, no, Lorenzo Aliberti, e chiudiamo con Andrea Chiavacci. Facciamo un vicino. Ben tornato. Ciao Paolo. Senti, in questo avvio di stagione spesso e volentieri si è sentita ripetere un'espressione che a me personalmente non piace nemmeno tanto, cioè siamo un cantiere aperto. Non piace questa espressione perché, insomma, sappiamo come funzionano le cose in Italia, no? Un cantiere che deve durare 2 mesi, magari dura poi 10 anni, no? E quello che ti devo chiedere è, secondo te, quali sono le fondamenta sulle quali ti baserai per innanzitutto uscire da questa situazione e poi per cercare appunto di risalire in classifica? Io penso che bisogna giocare di collettivo. Serve che si riesca il più presto possibile a, per quelle che sono le nostre idee, ovviamente, che ripeto sono differenti da quelle del mister, del Maran, di organizzare la squadra in una certa maniera, e cercando di dare indicazioni precise, a volte noiose, ma molto precise su determinate cose difensive e offensive. Io lavoro su quelle, su quei prospetti lì. Lorenzo Liberti, e poi chiudiamo con Andrea Chiavacci. Mister, bentornato. Grazie. Sappiamo che è difficile tornare in una piazza dove si è già fatto molto bene, dove c'è un bel ricordo. Avevi offerte concrete da altre scuole e cosa ti ha spinto a riscegliere questa un'altra volta per fare questa considerazione? Come ho detto prima, io, il Pisa rappresenta dal punto di vista emotivo tantissimo per me, e quando parlo di Pisa parlo di tutti, dello staff dirigenziale, dei proprietari. Io ho anche ricevuto un bellissimo, adesso non so se il dottor Knast si arrabbierà, però no, penso di no, quest'estate quando ci siamo divisi, lui mi ha mandato un messaggio bellissimo, e adesso quando sono stato ripreso mi ha mandato uno altrettanto bello. Con il presidente il rapporto è stato sempre continuo, con Carlo, Giovanni lo stesso, e io ho anche questo trasporto nei confronti delle persone di Pisa che mi hanno sempre sostenuto, anche quelli che mi criticavano, devo dire la verità, mi hanno sempre criticato perché non gli piaceva la modalità di gioco probabilmente, però non ho mai sentito neanche una persona che mi abbia attaccato dal punto di vista personale, e per me questo conta. Se poi c'è qualcuno che mi critica perché, non so, giochiamo male o giochiamo troppo a palla lunga o la giochiamo troppo corta,
quello fa parte del... Ho sentito che c'era un gruppo di tifosi del Liverpool che volevano mandare via Klopp, perciò... diciamo che posso soffrire anch'io. E perciò per me è stato... Mi pagano per essere tornato, perché sembra che se no vengo gratis, non è così. Però... Fino al 2025 è... Anche lo so, anche perché ancora non firmo. Che 22 due anni, questo è il prossimo, sì, 24. Penso io sapevo 25, no. mi è bruciato un anno così, e perciò per me sicuramente un aspetto affettivo nei confronti del Pisa in senso generale, facciamo così, è enorme. Però, così come Giovanni prima ha detto che non bisogna fare paragoni, io credo che sia anche giusto paragoni con il Pisa mio e dei miei collaboratori degli anni passati. Allo stesso tempo credo che non sia neanche giusto riservarmi i guanti bianchi per riconoscenza. Perché la riconoscenza ci dovrà essere il giorno in cui io smetto con il Pisa, uno dirà, vabbè, D'Angelo però qualcosa... ha fatto, anche se ho visto che lo stanzino che avevo chiesto non mi è stato dedicato, perciò guanti bianchi no, riconoscenza no, se dovete andarci duro andateci duro, chi mi vuole criticare mi critichi, la cosa più importante è che... Beh, adesso siamo molto su me Claudio, quindi stai tranquillo che ne stiamo prendendo noi, quindi vai sereno, che per un po' tu dovresti essere libero. La cosa importante è che bisogna amarli i giocatori, i nostri giocatori, perché sono bravissimi ragazzi e soffrono per la situazione in cui ci siamo trovati, e perciò bisogna anche coccolarli, anche se qualcuno mi dirà addirittura con tutto quello che guadagnano. Io sono convinto che molti di loro rinuncerebbero anche qualche soldo pur di venirne fuori, e parlo per quelli dell'anno scorso che mi conosco. Poi, avendo parlato con Gaetano e con Ale De Vitis, che sono, diciamo, e con Caraccio, che sono l'anima dello spogliatoio, mi hanno detto che quelli che sono arrivati hanno lo stesso temperamento, la stessa determinazione. Perciò invito, anche se so che non ce n'è bisogno, a far sentire i nostri giocatori amati, come ci siamo sentiti noi in questi anni. L'ultima, sì. Vediamo a Diagliacci. Potrei fare una prima puntina proprio veloce. Alla dopo lui. L'ultimissima, poi dobbiamo davvero chiudere. Due cose di torno, si parla dell'aspetto emozionale, torno più agli aspetti tattici che aveva prima toccato anche da Gino. Ti chiedo, questa squadra ovviamente conosci bene chi ce l'ha già, ma conosci bene anche chi è arrivato. Può fare la difesa, può giocare una difesa 3 e poi... Sì, assolutamente sì. No, può giocare qualsiasi modulo, perché ha tanti giocatori bravi e duttili. Perciò. Anche perché comunque l'ho chiesto, perché è un modulo che te comunque hai già fatto. Sì. Ti chiedo, hai detto bene prima, non bisogna fare analogie con il passato. Con la tua passata esperienza, però dal punto di vista della classifica del titolo, ovviamente con un percorso diverso, perché quello che inizia da te, la situazione leggermente peggiore di classifica, però simile all'inizio di due anni fa, cosa se trovi qualcosa, poi, almeno dal punto di vista emozionale, un parallelo c'è, no? La differenza è che quella lì era una squadra, a mio avviso, che era andata in difficoltà più che altro perché la stagione prima avevamo fatto una stagione bellissima. E perciò è arrivata al campionato un po' così, non preparatissima dal punto di vista mentale, come ho avuto modo di dire, lo stesso è capitato a me, mentre ci siamo sentiti troppo bravi. Invece evidentemente non eravamo, però sono due situazioni completamente diverse a mio avviso. L'ultimissimo, Giovanni. Ma tutto, ben tornato. Grazie.
La domanda che viene più dal popolo che non da me, però dal trasmetto. Hai detto giustamente, state vicini ai calciatori, che probabilmente hai percepito, molti sono giovani che hanno bisogno di questo sostegno da parte dei tifosi. Ecco, i tifosi chiedono, è possibile magari in alcune partite pre-casalinghe avere anche una rifinitura a disposizione dei tifosi, cioè che possano venire, questo lo chiede a te, ma soprattutto anche a Giovanni? No, no, beh. Nel senso, per me posso vedere tutto, non so se il mister sulla rifinitura. Dica sempre, magari proprio no, all'inizio. Meglio un giorno prima, ma preferirei. Se, non è un problema, gli allenamenti sono aperti. Quello della rifinitura che facciamo allo stadio è un allenamento più particolare, perché ci sono i calci piazzati. A meno che uno non riesce a dire che se vengono 500 persone, sono tutte 500 ultras del Pisa, va bene, non c'è problema, che non pensi che gli interessano i calci piazzati, però ci potrebbe essere qualche problema, qualche infiltrato, però durante la settimana, anzi li invitiamo a venire a San Piero, e le porte sono aperte per guardare l'allenamento. Non so adesso con i regolamenti Covid come se si può o non si può, però se si può per me non c'è problema, anzi soprattutto questa settimana che non c'è l'assedio della partita, se vengono sì, potranno anche così notare qual è l'impegno dei ragazzi durante l'allenamento. Ti è venuto per affrontare i bambini e poi? Sì. Poi io gioco. Meglio, perché è abbastanza bravo come giocatore sicuramente. Sì, sarà così. È sempre bello tornare a giocare, sono tanti allenatori così preparati, sarà bello confrontarsi con tutti. No, ci sta. Fu anche una bella sfida tra Pisa e la terra di Zimbalbini, quella dei playoff. Anche del campionato magari. Quella è un po' più bella. Aiutiamo più quella, no? Ma siamo passati anche da quella, siamo cresciuti anche da quella situazione. Secondo me una svolta, positivo. Allora, non sono un fautore che le cose brutte ti aiutano a crescere. No, preferivo di non perdere. Una cosa di servizio, ma presentate poi qualche giocatore nuovo alla fine oppure... Vediamo, con Claudio l'avevamo pensato onestamente, però Claudio secondo me è giusto che lo faccia, adesso troveremo il modo di farlo. Avevamo pensato di farla nella settimana delle nazionali, prima delle nazionali, poi ovviamente capite bene che i risultati avrebbero magari messo i giocatori in una posizione di difficoltà e non era neanche giusto, perché quello che ha detto Luca è importante, stanno veramente dando tanto e probabilmente tanti rinuncerebbero a tanti privilegi in questo momento per qualche punto in più. Perché sono ragazzi che non meritano questa classifica, almeno per l'atteggiamento che c'è. Poi le qualità, io e Claudio siamo sicuri che le vedrete, però ci vorrà probabilmente più tempo di quanto avremmo voluto. Troveremo il modo per farlo in modo che possiate conoscerli tutti. Anche perché Andrea ha monopolizzato la prima domanda della conferenza stampa che voi fate vedere al posto del dottor Gabriele, e non si dice più, quindi... Anche questa è la quinta ultima. No, mi allaccio una cosa che diceva Moretti su un po' di apertura, ti chiedo se perché quest'anno non è stata fatta, no, a te la presentazione è partita 5 partite prima. Abbiamo detto, no? Abbiamo giocato, abbiamo finito il mercato, la presentazione di della squadra, sì. Hai ragione, detto francamente non è che non l'abbiamo fatta, è che se voi notate quest'anno prima di Ferragosto si era già giocata la prima partita di campionato, poi il mercato è finito 15 giorni dopo. È una domanda ricorretta, quante l'hanno fatta? Sì, a volte troveremo il modo di fare la presentazione dei ragazzi in modo da permettergli di essere presentati quando avremo il tempo necessario. Però è stato un anno abbastanza particolare, perché sono l'ultima persona in questo mondo che abbia mai trovato scuse in 5 anni, quindi non inizio al sesto, ma provate anche a immaginare
quello che tutti gli anni viene fatto in 3 mesi, quest'anno doveva essere fatto in 1 anno e mezzo. Non è scontato. Non è scontato. Poi per te sì, però no, magari non tu, è scontato sì, perché se fai questa reazione probabilmente per te è scontato. No, e probabilmente se tu fossi al posto nostro faresti sicuramente meglio. No, dico che quando c'è una programmazione, no, ed è tutta rallentata, ci sono certe cose, quindi noi iniziamo il campionato non nel modo in cui avremmo voluto. I giocatori, molti sono arrivati alla fine, avremmo fatto una presentazione prima e magari tu avresti fatto 5 domande, c'era un ragazzo che non era in grado di risponderti, c'è qualche ragazzo che neanche parla l'inglese, quindi non è tutto sempre scontato. A volte ci abbiamo pensato e abbiamo detto, ma perché in questo momento ragazzi giovani, che come ha detto Luca, per quel poco che ha conosciuto, non stanno bene per quello che è il risultato, per come sta venendo, li dobbiamo sottoporre anche... ci sono momenti e momenti, sicuramente li conoscerete, ma il Pisa non sta andando male perché non ha fatto la presentazione. No, assolutamente. Posto? Sarebbe troppo facile se fosse così. No. Grazie. Grazie a tutti.